Vogliamo parlare di tutta la fatica che ho fatto per abbronzarmi e adesso dalla fotocamera non si vede niente, porca vacca. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono sempre Giulia ed oggi sono qui perché vi porto il bucol del mese di agosto, ossia tutti i miei bei pompini che sono entrati nel mese di agosto nella mia libreria. Sono molto fiera dei miei acquisti, adesso ve li mostrerò perché in realtà sono stati tutti dei super affaroni. Parto subito con mostrarvi gli ultimi tre entrati nella mia libreria, in realtà proprio in ordine di tempo, che li ho presi alla solita bancarella, che trovo al mare giù quando scendo, che ha tutti i libri a 3, 4, 5 euro e io sono contenta perché faccio sempre degli affaroni, soprattutto perché trovo sempre un sacco di neri pozza a 5 euro, io sono felicissima di questa cosa. Comunque. Il primo titolo acquistato in questa ondata di mercatino è stato Lo schiavista di Paul Bitti, edito Fazze Editore. Allora, questo qua è un libro che io desideravo leggere da un sacco di tempo perché mi ha sempre ispirato la trama e ne ho sempre sentito parlare molto bene, dovrebbe essere molto ironico, fare abbastanza ridere. E voi sapete che i libri umoristici a me piacciono particolarmente, soprattutto quando toccano magari argomenti seri. Però tramite appunto quest'ironia, questo umorismo che ti fa comunque riflettere sul problema, però ti alleggerisce, diciamo, anche la presa di coscienza, vediamola così. Tra l'altro, è in corso la promozione della Fazzi, dovrebbe avere tutto il suo catalogo al 20% di sconto, quindi se vi può interessare come titolo da acquistare, insomma, credo che sia abbastanza valido. Io questo in realtà ce l'avevo già in ebook, però non mi decidevo mai a leggerlo. Visto che l'ho trovato in super offerta in bancarella, me lo sono accaparrato. Poi, sempre in quella spedizione, ho recuperato altri due titoli e sono entrambi neri pozza. Voi sapete che questa è una casa editrice che ho scoperto e che mi è piaciuta moltissimo. Non tutto il loro catalogo mi interessa, però sono sempre molto attenta quando recupero i loro titoli alle trame, cerco di informarmi il più possibile anche perché hanno un costo un po', devo dire, insomma, elevato e quindi cerco di andare su scelte di titoli che so che potrebbero piacermi. Per esempio, in questo caso ho preso di Oliver Potts La figlia del boia e il monaco nero. Questo Fatalità è un titolo che io avevo già visto nel loro catalogo e mi ero segnata nel potrebbe interessarmi magari quando vanno in sconto e dovrebbe essere un romanzo storico ambientato in Baviera nel 1660 che tratta appunto la storia di questa figlia di questo boia che arriva in questo paese e si deve indagare praticamente, credo, sulla morte di questo monaco nero. Mi ha un sacco coinvolto, oltre a leggere la trama, anche alcuni commenti che ci sono dietro, per esempio dove dice un panorama storico molto approfondito, ricco di informazioni sugli strumenti di tortura, sull'utilizzo di erbe medicinali e sulla vita quotidiana di commercianti e ostetriche. Un romanzo dal quale il lettore difficilmente riuscirà a staccarsi, quindi sembra proprio fare il caso mio. Vi farò sapere, vi farò sapere. È un super mattone, però sono fiduciosa soprattutto per la casa editrice che è. Ed infine l'altro titolo acquistato, questo è un titolo che non conoscevo del catalogo Neri Pozza, mi è capitato, cioè diciamo che tra i tanti libri ho visto oh, un Neri Pozza, prendilo, l'ho preso, ho letto la trama, ho detto ma che cosa strana è, infatti poi l'ho acquistato ed è di Michael Crummey, Dal ventre della balena. Allora, questo dovrebbe essere un libro strambissimo. E vi leggo giusto qualche trafiletto per farvi capire di cosa parla, perché non l'ho credo ben capito neanche a mio io. Allora, tra i commenti che ci sono qui dietro c'è scritto: fantasmi, gangster, sirene, un guaritore simile a Cristo che emerge dal ventre di una balena spiaggiata. Sono solo alcune delle attrazioni di questo romanzo epico. Vabbè, comunque dovrebbero parlare di vicende della vita reale, di questa balena che si spiaggia praticamente sulla spiaggia, su un terreno di un individuo e che quindi ne reclama le parti più di valore. Insomma, non lo so, non lo so. So che la copertina era bellissima, i commenti dietro erano molto cosa?
e la trama lo stesso mi ispirava, quindi anche questo mattoncino. Vabbè, abbiamo capito che i neri pozzafini sono molto rari, vi farò sapere anche di questo. I prossimi due sono due titoli che ho acquistato perché avevo un buono della Feltrinelli da spendere, e quindi facendo una passeggiatina in centro con Moroso siamo entrati a Feltrinelli e ci siamo lasciati ispirare. Il primo l'ho già letto, infatti ve ne parlerò nel wrap up di agosto, ed è stato un fumetto molto simpatico, ed è di Mirko Scribbles, questo è l'autore, è edito Becco Giallo, Wallo è morte in palestra per finta. Allora, per chi non lo sapesse, Wallo è questo personaggino qui che rappresenta il classico trentenne over 30 e che affronta appunto la vita da over 30. In questo caso decide di iscriversi in palestra per non essere più l'ultimo ad arrivare al negozio della Lego quando ormai è chiuso, per poter acquistare praticamente tutte le anteprime e tutto quanto. E ovviamente morte le si accoglie, perché aspetta speranzosa nel dire un over 30 che non ha mai fatto niente in tutta la sua vita, che si dedica corpo e anima alla palestra alle ore contate. Vabbè, i disegni sono molto simpatici, è stato molto divertente da leggere, simpatico da avere. L'altro invece è un titolo che mi incuriosiva moltissimo quando è uscito e me l'ero segnato, e l'ho preso perché è un tema che comunque potrebbe piacere molto anche a Moroso. L'abbiamo preso prima di partire per le vacanze, con l'idea di, in caso ce lo portiamo via, vediamo se o io o lui lo leggiamo. Ed è di, aspettate un attimo che leggo il nome perché sti nomi scandinavi, Bergsvein Birginsson, vabbè, insomma, avete capito, scandinavi, quindi Iperborea, il vichingo nero. Narra questa storia di questo vichingo nero ambientata nell'Islanda, credo, aspettate, no, nella Norvegia del IX secolo. Dentro è anche arricchito da immagini e foto effettive di repertorio, di... dov'è? Piantine e tutto quanto, e noi siamo sempre affascinati molto da romanzi, storie che riguardano il mondo norreno, e quindi sì, insomma, adoriamo la serie Vikings. Tra l'altro il mio amoroso si è anche letto la saga di Ragnar e gli è piaciuta molto, insomma, quindi ci stava come acquisto. I due acquisti, due graphic novel di Tunue, che ho trovato in super offerta e che in realtà desideravo da parecchio. Il primo è di Tonio Vinci ed è Nonni, quindi un graphic novel fumetto basato tutto su la figura, oddio, un ambulatorino, su la figura dei nonni, e sì, a me incuriosiva leggerlo, insomma, la figura dei nonni sono sempre delle figure molto preziose nella vita di tutti quanti, quindi fortunato chi riesce a goderseli. Invece l'altro è un titolo di Tony Sandoval, vi avevo già anticipato che l'avevo acquistato, questo avrei voluto recuperarlo già ancora appena uscito, però insomma, vabbè, ho sempre dato priorità ad altro, ed è Echi Invisibili. Non so niente di questo titolo, nel senso non so quale sia di preciso la trama, l'ho preso molto su fiducia per l'illustratore, però la copertina è stupenda, i disegni di, cioè, guardate che personaggi, i disegni di Tony Sandoval, voi sapete, sono sempre molto apprezzati da me, e quindi vedremo. Speravo di leggerlo già ad agosto, ma purtroppo non è stato così, vabbè, insomma, adesso vedremo appena un attimo. Ed infine, ultimo libro, in realtà è un ebook che ho recuperato nel mese di agosto, è stato Residenza Arcadia, edito Bao Publishing. Vi avevo detto che avevo rivalutato l'autore quello grazie a Guardati dal Beluga Magico, e visto che Bao aveva messo in offerta Residenza Arcadia, che in realtà era la sua opera da cui sarei voluta partire a conoscerlo, l'ho recuperata subito e insomma spero di rileggerla più presto. Bene, il book haul finisce qui, book haul molto veloce, ma è andata così. Voi come sta andando la vostra ripresa? Avete finito le ferie? Siete ancora in ferie? Siete rientrati? Avete già ricominciato a lavorare? Come vanno i vostri ritmi? Quali sono i vostri buoni propositi per questo nuovo anno? Perché si sa, a settembre, bene o male, è sempre il trampolino di lancio per il nuovo anno, anche se non è effettivamente così a livello di calendario. Noi ci vediamo al prossimo video, che molto probabilmente saranno le letture di agosto, che sono state, sì, ce ne sono state un pochine. Giù in info box, come sempre, i link per seguirmi anche sul mio profilo Instagram, dove sono molto più attiva. E basta, bacio, ciao!